Siamo qui oggi per presentare questo progetto che l'amministrazione comunale, insieme ai due assessorati, quello che rappresento io, quello che rappresenta Mariangela come assessore alla pubblica istruzione, e il consigliere comunale Vanessa Santoro, che è stata da stimolo all'amministrazione affinché si giungesse alla realizzazione di questo progetto, che parte ovviamente dalla consapevolezza di poter intervenire anche noi, oltre a quello che in questi anni la scuola ha fatto in tante occasioni con tanti progetti legati all'alimentazione, alla corretta alimentazione e all'educazione alimentare, oltre a quello che si fa quotidianamente rispetto all'educazione alimentare con il servizio di mensa. Quindi, oltre a tutte le varie iniziative, l'amministrazione ha sentito il bisogno di intervenire attraverso un progetto che Vanessa ci illustrerà dopo, che ha preparato partendo dal voler dare quello che ormai nel mondo degli adulti è una consapevolezza ormai sempre più fatta propria dal mondo degli adulti, che è quello di mangiare e di alimentarsi in maniera consapevole. Quindi oggi siamo qui a cercare di rendere consapevoli i nostri figli rispetto a quello che mangiamo, partendo dal seme e arrivando poi a un momento di trasformazione che si avrà con l'aiuto ovviamente il coordinamento di Antonella, ma con l'aiuto anche di altri chef che ci accompagneranno nel mondo della trasformazione dei prodotti che voi stessi coltiverete in questi giorni. Quindi devo dire che come personalmente il progetto mi ha entusiasmato da subito e veramente abbiamo dovuto faticare molto per portarlo alla luce, non per il rapporto con le scuole che hanno da subito preso con entusiasmo questo progetto. Quindi va un ringraziamento ai due dirigenti e alle insegnanti responsabili del progetto, che si sono da subito messi a disposizione e che quindi hanno assecondato questo nostro intendimento. Quindi, alla luce di questo, io adesso passerei magari la parola a Mariangela. Vuoi dire qualcosa? Sì. A Mariangela, e poi lasciamo Vanessa per ultima. Ah, okay. Buongiorno a tutti, ciao a tutti voi che siete qui oggi. Oggi importante progetto, assolutamente sì, ha preso gradualmente forma e oggi finalmente diamo formalmente ufficialmente il via. Importante perché a mio modo di vedere sono importanti le finalità. Effettivamente, come diceva anche Angelo, questo inculcare sin da piccoli, quindi fino a voi bambini, già da voi bambini, l'importanza dei valori del rispetto dell'ambiente, della natura, l'importanza di avere una corretta alimentazione, avere tutela proprio della vostra salute, perché effettivamente sei quello che mangi, ma penso che quello che diventeremo sicuramente dipende da quello che abbiamo mangiato sin da piccoli. Quindi importanza fondamentale è quello di rivolgerci direttamente a voi. Tante sono le iniziative sicuramente che voi già avete portato avanti, però penso che l'importanza di questo progetto è nell'approccio. La differenza spesso penso la faccia la metodologia, cioè un approccio teorico e pratico, e questo grazie sicuramente alle competenze eccellenti di Vanessa, della dottoressa Vanessa Santoro, della nostra chef Antonella Ricci. Quindi vi daranno quel qualcosa in più a quello che comunque normalmente negli anni avete fatto.
concludo nell'augurarvi buon lavoro e naturalmente anche nelle competenze di chi con voi collaborerà, perché i vostri collaboratori, insomma, che sono anche qui presenti oggi. Quindi vi auguro buon inizio lavoro e anche io è doveroso un ringraziamento per i due istituti comprensivi rappresentati oggi dalla professoressa Macchitelli per il primo comprensivo, dall'insegnante Anna Vitale per il secondo, da voi che siete qui venuti oggi, perché date conferma ormai la consolidata consolidato spirito di collaborazione in quelle che sono le nostre iniziative, assolutamente questa collaborazione amministrazione scuola che ormai è più che consolidato. Quindi grazie e passo subito la parola a Vanessa, così ci spiega bene tutto quello che farete. Facciamo un giro prima, Parliamo prima della la parte scuola. Siamo veramente onorati di essere stati invitati a questo progetto di educazione alimentare. Vengo in rappresentanza della mia dirigente, professoressa Concetta Patianna, perché impegnata nell'Istituto Alberghiero di Crispiano. Noi a scuola affrontiamo sempre l'argomento di una corretta alimentazione e il nostro comprensivo ha tenuto una tavola rotonda proprio l'anno scorso su questo argomento, che ha visto la presenza di molti esperti, tra cui anche la dottoressa Vanessa Santoro. Importante, secondo me, è avvicinare i giovani bambini alla terra. Per i bambini che non hanno conoscenza dei cicli biologici e della filiera dei prodotti alimentari, coltivare un orto costituisce un'esperienza significativa, utile anche a riallacciare i contatti un po' con la società rurale. È importante il contatto diretto con la terra, anche il recupero di una manualità, la manualità che si è persa, sempre meno esercitata in questi ultimi tempi. L'esperienza di percezioni anche sensoriali è importante, poco allenate, per esempio a notare un leggero profumo, toccare la terra, accorgersi di un particolare, manipolare piccoli semi, eccetera. È importante anche osservare la crescita delle piantine, rendersi conto che esiste un tempo biologico e una stagionalità di quei prodotti che magari noi li troviamo facilmente nella grande distribuzione, soprattutto di frutta e ortaggi, in tutti i periodi dell'anno, e questo ha fatto dimenticare anche a noi adulti di come effettivamente quanto tempo ci vuole per coltivare determinati prodotti. Quindi questa esperienza didattica dell'orto sarà sicuramente vista come un momento di gioia e che porterà forse a coltivare prodotti tipici del nostro territorio, che saranno, se assaggiati, saranno sicuramente più buoni, no? Avranno un sapore diverso perché li stiamo coltivando noi, perché coltivate con le proprie mani. Inoltre, se poi saranno cucinati, meglio ancora, perché si potrà capire in quanti modi si possono usare e quando è necessario mangiare tali prodotti o meno. In tal modo, quindi, si potrà dare valore a quello che si produce e si mangia e si capirà quanto sacra può essere definita la nostra terra, se ben coltivata e se ben usata. Quindi è un progetto importante, complimenti, l'ho letto proprio ieri sera, per trasmettere alle nuove generazioni il senso di interdipendenza tra uomo e natura e per arrivare a sviluppare in tutti i giovani, i ragazzi, i nostri alunni, una vera e propria coscienza ecologica. Grazie. Salutiamo il sindaco che ci ha raggiunto. E magari se la professoressa Vitale, l'insegnante Vitale, possa venire a dirci due parole. Due. Ciao a tutti. Io voglio ringraziare l'amministrazione per questo progetto che abbiamo accolto subito, perché si aggancia favorevolmente alle cose che già facciamo come scuola. Noi già dalle prime classi affrontiamo il tema alimentazione, perché nella vita dei bambini già si vanno a creare delle cattive o delle buone abitudini. Noi poi come paese siamo fortunati perché abbiamo la mensa scolastica
e spesso ci capita che ci vengono delle testimonianze, i bambini non mangiano, mangiano, e spesso nelle classi facciamo questo lavoro di consapevolezza che proprio ultimamente stiamo facendo il progetto New Paper Game. I bambini si sono approcciati a una intervista, ad un progetto, è venuta anche la dottoressa Santori in classe, perché spesso non è quello che ci piace che ci fa bene, anzi spesso noi mangiamo le cose che ci piacciono e che ci fanno male. E allora, per non avere danni sulla salute nel tempo, sin da piccoli bisogna iniziare a responsabilizzare sia la famiglia, però noi abbiamo gli alunni e quindi gli alunni, su cosa mangiare, sulla differenza di una merendina con i conservanti e a lunga conservazione, una merendina fresca, su un frutto invece di un succo di frutta super dolcificato. Quindi questo è un discorso che va affrontato già dalla scuola primaria. Va affrontato perché spesso a casa non si fa, perché siamo in una generazione dove non si mangia perché si ha fame o bisogna nutrirsi, si mangia per coccolarsi, si mangia per come un premio, si mangia solo quello che la pubblicità ci propone. Ai bambini piccoli, se chiedi dov'è la mucca, non lo sanno, perché magari sanno solo che c'è al supermercato il latte e non invece in una fattoria. Quindi benvenga questo progetto, dove, anche se hanno già fatto altri percorsi con semina, raccolta, io stesso come insegnante di scienze lo faccio ogni anno, approfitto di un pezzettino di terra che sta a scuola e faccio la semina e la seguo per tutto l'anno. Però non è mai abbastanza, perché la scuola va in un percorso e a volte la famiglia va in un altro, quindi non bastano mai gli interventi su un'alimentazione responsabile. Il diabete diventa una malattia del secolo, molti bambini negli ultimi anni arrivano alla scuola materna già col diabete, e quindi bisognerebbe capire cosa sta succedendo, come fare per tornare alla dieta vera mediterranea, che sono quelle dei legumi, che sono quelle della verdura, che sono quelle della frutta. Quindi vedremo nelle diverse fasi, sia la semina, però non seguito da un insegnante ma da un esperto. E spesso gli alunni cambiano se è l'insegnante che fa la lezione, perché ci vedono sempre, e se viene un esperto esterno. E poi la cucina, perché è giusto che anche i bambini vedono questo progetto sulla cucina. Quindi vi ringrazio anche da parte del mio preside, e buon lavoro agli organizzatori e anche a noi che saremo usufruitori del progetto. Grazie Anna, grazie a voi. Come dicevo prima, non è un progetto che nasce da un'esigenza, da una carenza rispetto a queste problematiche, ma è un progetto che nasce invece dalla consapevolezza che tanto si fa nelle scuole attraverso tutta una serie di attività, compreso quello della mensa, come dicevi bene tu. Spesso quando i bambini non mangiano non è per la cattiva qualità del prodotto che gli viene dato, perché probabilmente non sono abituati a farlo e quindi vanno stimolati in questo senso. Noi questo progetto, come dicevi, come ultimo passaggio rispetto alla professionalità di chi arriverà a occuparsi dei nostri ragazzi, è uno degli aspetti che ci ha portato, no? a intraprendere questo percorso, proprio di qualificarlo al massimo, partendo dalle professionalità che abbiamo sul nostro territorio, quindi partendo prima di tutto da Vanessa, che comunque nella nostra squadra di governo e quindi ha una sua professionalità che ha messo gratuitamente a disposizione della collettività, proprio perché ci tiene e fa il suo lavoro con grande passione, ma anche puntando su quelli che sono le nostre eccellenze, tra cui Antonella, che ci auguriamo un po' tutti di vederla prossimamente a Masterchef. Ci stiamo impegnando tutti su più livelli, speriamo di raggiungere l'obiettivo. La lotta è dura, però noi la facciamo senza paura, quindi andremo avanti nella consapevolezza che anche laddove non ci dovesse essere, il riconoscimento ovviamente ti viene dato quotidianamente, magari il riconoscimento che ti viene dato dai
dalle nuove generazioni, e sicuramente vedere i loro sorrisi è sicuramente molto più appagante. Quindi questo mi permette quindi di darti ora la parola per dirci due parole rispetto a questo. Buongiorno a tutti, che bello vedervi qui, è stato sempre il mio sogno poter avvicinarmi alla scuola e Vanessa è stata fantastica perché un giorno mi ha detto: Antonella, facciamo questo progetto, e io ho detto sì, non ti preoccupare, vai, andiamo avanti. E già so che tantissimi insegnanti fanno di tutto in classe, di tutto, so che i bambini sono molto seguiti, che fate dei progetti bellissimi. Però no, forse stare insieme a delle persone che ogni giorno tastano con mano questo settore, come Vanessa, come me, io sto sempre tutti i giorni in cucina, forse potrebbe essere uno stimolo in più. Una volta ho partecipato a un progetto bellissimo, inconsapevolmente, perché tantissimi anni fa, una ventina di anni fa, sono stata ospite presso un bellissimo ristorante 2 stelle Michelin in Francia. Per mantenermi in questo posto sono stata ospite presso una giornalista gastronoma. Questa giornalista gastronoma aveva un bimbo di 9 anni, più o meno l'età vostra. Siccome stava scrivendo un libro di ricette per bambini, allora ogni giorno sperimentavamo una ricetta e giustamente la sottoponevamo alla sua attenzione. E quindi lui ogni giorno assaggiava i cavolfiori, assaggiava le verze, assaggiava le rape, assaggiava tutti i prodotti della stagione e vedevamo quali erano le sue reazioni a questo tipo di questi tipi di ortaggi particolari, non soltanto ortaggi, frutta, tutto quello che era di stagione, formaggi. E quindi ho tastato con mano questo settore bellissimo e non vi nego che ho fatto la stessa cosa più o meno con le bimbe a casa. Infatti da quando erano piccole ho cominciato sempre a dargli qualcosa di nuovo, qualcosa di particolare per fargliela assaggiare, sempre giustamente cercando di dare qualcosa che faccia anche bene alla salute. E la nostra salute è la cosa più preziosa che abbiamo e quello che mangiamo ci aiuta tantissimo a stare bene. Quindi io vorrei soltanto, magari con l'aiuto di Vanessa che comincia dal seme, comincia a spiegarvi quello che andremo a trattare, mi piacerebbe tenervi tutti quanti in cucina per capire anche come si può fare un piatto, anche solo un piatto in cucina, mettere le mani nella pasta oppure cercare il pomodoro giusto per fare per esempio un'orecchietta al pomodoro e cacio ricotta, per me sarebbe proprio una cosa bellissima. Capire come si fa per sviluppare la maglia glutinica, perché è vero, sappiamo che esiste la farina, ma di farine ne esistono di tantissimi tipi, no? Noi siamo abituati a fare le orecchiette con la semola rimacinata di grano duro. Perché usiamo il grano duro e non il grano tenero? Allora, sono tutti quei perché che vi devono interessare e che vi devono far approcciare al cibo in un altro modo. Perché dobbiamo capire che il pomodoro non lo cuociamo tantissimo, lo cuociamo di meno? Per le vitamine, per tutto quello che diciamo, poi alla fine ci dà un piatto che è buono, bello da vedere, ma anche salutare. Ci vediamo sicuramente in cucina, eh? Grazie Antonella. Quindi, come vedete, ho notato in voi un po' più di interesse, come si entra più nel particolare, le ho visti più attenti, no? Perché è molto importante, anche perché è una fortuna che non va sottovalutata, perché dovete considerare che tanti vostri coetanei che magari vivono in città, vivono lontani dalle campagne, dai luoghi dove si coltivano, dove si può anche apprezzare, come diceva prima Antonella, si sa che al supermercato c'è il latte, però magari non sappiamo il percorso che fa quel latte per arrivare da dove parte, no? Tanti bambini nelle scuole in città hanno la possibilità di vedere sui tablet, su internet, le galline, ma magari non sanno l'odore di una gallina o come fa la gallina a fare l'uovo. Quindi diciamo che sono tutti aspetti che ci devono ritenere fortunati di vivere in un posto bello come la nostra Ceglie, un posto che ha la possibilità di farci vivere queste emozioni, queste esperienze che altri magari non riusciranno a vivere. Il progetto poi vedrà anche nella fase successiva un momento poi di approfondimento anche nelle masserie, una masseria didattica per
farvi conoscere sempre da più vicino quello che magari avete studiato, avete appreso durante non solo questo percorso, ma anche quello che quotidianamente fanno. Quindi adesso veniamo a Vanessa, che ci dà in maniera un po' più particolare e dettagliata cosa andrete a fare in questi prossimi giorni. Grazie a tutti per essere qui presenti. Vi spiego brevemente quello che sarà la mission di questo progetto. Allora, innanzitutto è un progetto che è nato dall'esigenza di voler educare in maniera pratica e diretta alla corretta alimentazione, visto comunque il continuo aumento dell'incidenza di sovrappeso ed obesità in età infantile e quindi di tutte le patologie collegate ad essa, e soprattutto nei bambini con un'età compresa tra i 6 e i 10 anni. E per questo come amministrazione abbiamo deciso di interfacciarci soprattutto con le classi quinte degli istituti comprensivi, che ringrazio per aver accettato ed accolto il progetto con entusiasmo, un progetto che ha avuto anche il patrocinio della provincia e della regione Puglia. E stesso ringraziamento va all'amministrazione comunale per aver accolto questa esigenza e lavorato affinché comunque si creassero le condizioni per dare inizio ad un progetto di educazione alimentare nuovo nella nostra città, che parte dal seme fino alla tavola e che pone quindi il cibo come elemento fondamentale per determinare il nostro stato di salute. Questo progetto, che prende il nome di Siamo quello che mangiamo, si articolerà essenzialmente in due fasi. La prima fase è completamente dedicata all'orto, dove quindi voi bambini potrete imparare e conoscere i cicli alimentari e quindi che cosa significa la preparazione, la coltivazione, la semina e la raccolta. E, nello specifico, i bambini della Giovanni Bosco inizieranno domani e coltiveranno un grano che sicuramente pochi di voi conosceranno, che è il grano Senatore Cappelli. È un grano ad alto valore biologico, coltivato soprattutto nelle nostre zone, quindi nel sud Italia, e conoscerete quindi anche la storia che c'è dietro questo grano. Coltiverete i legumi, gli ortaggi, le verdure tipici del nostro territorio, che fanno parte della nostra storia. E imparerete anche dei concetti come biodiversità, ecosistema, rispetto dell'ambiente. Ecco quindi che l'orto biologico diventa quindi quell'ambiente ideale per assemblare in maniera pratica la didattica, la manualità, la creatività, e nonché rappresenta il modo per avvicinare i bambini quindi alla natura vera, non quella che vediamo sui libri, non quella che vediamo in trasmissione in TV. Questo perché oggigiorno comunque i bambini e i ragazzi stanno perdendo quello che è il legame con il proprio territorio, perdono quello che è il significato stesso del cibo, il valore, la sacralità della terra, il concetto di stagionalità, perché purtroppo adesso nei supermercati troviamo tutto, ogni ortaggio sempre, quindi a prescindere dalla stagione. Per cui sperimentare sul campo in maniera diretta la nascita, la crescita di una pianta, vedere i frutti di questa pianta che poi diventeranno il nutrimento del vostro organismo, sicuramente sotto il profilo educativo dà un valore aggiuntivo. Ovviamente dall'orto alla cucina l'obiettivo è sempre lo stesso: rendere i bambini di oggi, che saranno poi i futuri consumatori del pianeta, quindi gli adulti di domani, i protagonisti della propria alimentazione. E dopo superata la fase dell'orto si passerà quindi alla fase della cucina, con la creazione di laboratori mani in pasta che partono quindi da quella che è l'esperienza pratica, cioè permetteranno di scoprire, toccare, manipolare questo elemento e trasformare questo elemento magico che è il cibo. A questo proposito vorrei dire che i laboratori di cucina verranno
si avvieranno all'interno della Med Cooking School, della scuola di gastronomia. E vorrei ringraziare a questo proposito la nostra chef e la direttrice didattica della Med Cooking School, Antonella Ricci, per aver appoggiato questo progetto, e la nostra chef Marisa Andrisani perché sicuramente contribuiranno ad arricchire il progetto con la loro cultura, con la loro professionalità, con la loro esperienza e con la loro umanità, per cui vi ringrazio veramente di cuore. La cosa importante è che la cosa innovativa è proprio questa, è che dalla teoria si passa alla pratica, quindi voi conoscerete l'intero ciclo alimentare dal seme fino a vedere un alimento, e quindi andrete in cucina e lo trasformerete. All'interno dei laboratori si tratteranno alcune tematiche, come ad esempio l'importanza della prima colazione, quindi grazie alla Marisa magari individueremo il modo per creare un muffin che faccia bene, l'importanza di fare gli spuntini, partendo sempre anche da prodotti a chilometro zero e da prodotti comunque locali che raccontano quella che è la nostra storia, ok? In secondo luogo sono anche felice perché vorrei che questo progetto comunque possa continuare nel corso degli anni, e magari all'interno del Ceglie Food Festival anche si potrebbe raccontare qual è stata la vostra esperienza, magari salendo sul palco anche con gli chef, cioè far parte e raccontare insomma quello che è stato il progetto. Il mio augurio è quello che voi bambini riusciate, grazie anche a questa esperienza, perché no, a fare propri nel vostro percorso di crescita, nel fare proprio e interiorizzare proprio quelli che sono i principi della sana alimentazione, che vi possano sicuramente aiutare a star bene con il tempo. Vi ringrazio. Bene, quindi come vedete passerete da fare gli agricoltori, poi farete gli chef con il salato con Antonella Ricci, poi farete il dolce con Marisa Andrisani, poi farete addirittura anche lo show, quindi farete anche lo show al Ceglie Food Festival, diventerete anche protagonisti. E anche assaggiatori. Gli assaggiatori, è ovvio. Lo faremo anche noi, sperando che sarete... Quindi devo ringraziare innanzitutto i due dirigenti, quindi il professore Federico e la professoressa Concetta Patianna, e ovviamente Anna Vitale, che rappresenta il secondo circolo, e la professoressa Michitella per il primo circolo, a cui va un altro ulteriore ringraziamento per l'altro progetto che è partito con le scuole ieri la settimana scorsa, con il progetto del Servizio Civile Nazionale. Quindi questo a testimonianza che sulle sollecitazioni che ci vengono insomma da quello che è il momento che si vive, l'amministrazione sta cercando di fare la sua parte, ovviamente in piena sinergia e collaborazione con l'istituzione scolastica, che sono appunto il front office rispetto alle problematiche giovanili. Quindi una serie di iniziative che stanno partendo, e siamo veramente contenti che anche questa va a arricchire quello che è lo scenario delle iniziative proposte dall'amministrazione comunale verso i più giovani, verso la città, verso il nostro futuro. Quindi grazie veramente a tutti per essere intervenuti, e ci vediamo prestissimo, domani. Quindi da domani si inizia, e quindi partiamo, sperando che sia una bella avventura, un bel viaggio. Quindi auguriamo a tutti voi un buon viaggio in questa nuova esperienza, va bene? Sì.
saluto tutti gli intervenuti, in particolare i bambini. E niente, posso dire questo, insomma, che quando si parla di cultura e di educazione alimentare, come diceva la professoressa poc'anzi, sicuramente si sta aprendo una porta che è importantissima. Oggi purtroppo i nostri figli hanno difficoltà ad alimentarsi bene, quindi rispetto a questo progetto che stiamo portando avanti non possiamo far altro che ribadire tutta la nostra vicinanza. Certo, ora ritengo che questa sia la fase iniziale da cui bisogna partire per rilanciare ancora di più. Io ringrazio tutti coloro che hanno deciso di affiancarci, ringrazio Antonella, ringrazio Marisa e la consigliera Santoro che ha voluto fortemente che questo progetto venisse fatto, l'assessore, tutte le insegnanti, quindi i presidi che hanno deciso di collaborare con noi, e spero che i risultati sono quelli che ci prefiggiamo. Anche noi abbiamo nel nostro piccolo il nostro orto, io ho sempre detto allora che questo può essere il momento giusto per far sì che si possa far coniugare le varie anime e quindi far sì che i nostri bambini possano vivere quello che è ormai un progetto che è partito ed è più che stabile. Quindi con questo augurio ci rivediamo alla fine del progetto, sperando che i risultati che ci siamo prefissati, che vi siete prefissati, siano quelli che poi verranno ottenuti. Grazie a tutti.